Conferenza stampa di presentazione del nuovo arrivato Zinedine Zmajlovic. Interviene adesso il direttore sportivo Stefano Trinchera. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di presentarvi Zinedine Zmajlovic, un ragazzo del 2003 che viene dal campionato svedese, dalla terza serie, si è messo in evidenza in questo primo scorcio di campionato. È un giovane interessante che abbiamo visionato attentamente e abbiamo intravisto del potenziale. Noi monitoriamo generalmente tutti i campionati nazionali ed esteri e questa per noi è l'ennesima sfida perché, come ho detto prima, è un giovane del 2003 interessante che ha delle caratteristiche per noi così importanti per poter un giorno diventare protagonista nel nostro campionato. Grazie direttore, spazio adesso alle domande per Zmajlovic. Per la traduzione ci avvarremo della collaborazione del team manager Claudio Vino. Zinedine, benvenuto, è la tua prima volta in Italia, in un club italiano. Quali sono le tue prime impressioni? I think it's a fantastic football they're playing here in Italy. Of course I watched since I was a kid on the television every time Serie A. Si avvera un sogno, lui da un po' più giovane seguiva già il campionato italiano come tutti coloro che sono appassionati di calcio, quindi si avvera un sogno per entrare in una Lega che ha definito fantastica e al tempo stesso ha trovato una squadra con dei compagni di squadra validi e una squadra che gli sembra competitiva in questo momento, una buona squadra. Conoscevi già qualcuno dei tuoi nuovi compagni? Yes, I know before I knew Pongracic and Baschirotto. I due che conosceva sono Pongracic e Baschirotto, entrambi per fama. Baschirotto per via del fisico e di quello che si dice in Italia e Pongracic perché è giocatore della nazionale croata e lui, essendo bosniaco, la segue. Seguivi il campionato italiano? Quali squadre conosci? In the Italian, Serie A, Inter, AC Milan, Juventus, Sampdoria, Napoli, Lecce, of course, Lazio, Roma, Cagliari, Torino, Bologna, Genoa. Sono finite, tutto. All club. Great. Che impressione ti ha fatto Mister D'Aversa? I like the way he's expressing himself, so for me it's not a problem when he screams at me, just like it means he cares and he wants us to understand him. Gli piace il modo di porsi di Mister D'Aversa, gli è piaciuto, abbastanza diretto, ma ha detto a lui piace, comunque lui è qui per ascoltare e imparare quello che gli viene detto. Gli è piaciuto comunque l'essere molto diretto da parte del mister, e questo lo apprezza. Un messaggio che vuoi inviare ai tifosi del Lecce? Ciao tifosi di Lecce, forza Lecce e dai Lecce. Grazie a Zinedine Zmajlovic, grazie al direttore sportivo Stefano Trinchera e al team manager Claudio Vino per la traduzione.